È tempo, il maestro è tiltato, almeno che va su level Asia, le vince tutte subito. Legge. Frate sono nel bando, corse sono nel bando. Frate sono nel bando, corse sono nel bando. Francesco, grazie per i 7 mesi. Prego, bro. No, zio Nick, bentornati, benvenuti, ti faccio il mazzo, grazie per il Prime. Madonna, signori, sembra un po' grande questa corsa, Se... Ma scusami, ma sbaglio perché? O... No, perché mi sembra di aver visto una macchina volare. Sì, Forleo ha preso... Ha preso il volo, Forleo. Sì. Volo una troia! Non mi permetterei... Giallo rossa. Ma sì, tutta la gara romanista, mi seguo! Ma che so? Oddio, ma sono ritardato, mi sa, mi dispiace per me, porco di Dio. Sono un rincoglionito di merda. Conosci qualcuno a Roma che compra francobolli antichi? In realtà uno sì. Chi me l'ha chiesta questa cosa? Sborricchio. Uno sì, sborri. Si chiama Mirko Alessandrini. Li adora. Fate l'amore, non fate la guerra. Non ci arrivo. Ho il porco di Dio in canna. Aspetta che lo carico. Dio porco. Sì, vabbè. Oh, comunque sì. È arrivato il momento di ricordare che è 1:30 e forse il turbante sulle level Asian può essere levato, Ti stai lamentando perché fai cacare tu o non... Sì, va bene, faccio cacare io. Non mi sei venuto 6 volte addosso, ok? Cazzi, non litigate, cioè stai facendo una guerra verbale. Ancora? Ancora che usi il termine guerra, ma come mai? Perché sono contro, ma totalmente. Ma non sono figlio di troia. Padre ignoto. Ma avete mai visto? Voi non l'avete mai visto Troia in Altamurano, che Giuseppe, ci capivo un cazzo io, figurati voi. Perché non mi ha funzionato la cagata del muro? No, non andrà a buon fine. Che tutte mossa? Le volte. Che mossa, signori? E puntualmente non funziona più. Che non ci permette di funzionare, di continuare a fare questa mossa. Ah, va bene, vabbè, mi sta venendo l'ulcera al porco di Dio. Va bene. Che hanno avuto problemi di ulcera al porco di Dio. Ma è abbastanza curabile nell'era in cui siamo. Niente, adesso funziona, perché l'ho fatto proprio come le altre volte. Esatto, sfortunatamente l'hai fatto proprio uguale a prima e quindi stavolta ha funzionato. L'andiamo a riprendere, cioè, scialla. 2 minuti e 59 il maestro, cioè, non l'andiamo a riprendere. Ma noi quando gli vai a riprendere, frate? 2 minuti e 59. Ma vaffanculo, va. Allora, vai prima tu. Godo, ah, coglione. Così te rubo la posizione. Vai, tanto non importa arrivare. Niente, Gemarza ha concluso in prima posizione. Anche oggi lo può scrivere nel curriculum. Niente, Zippommo sono diventato un fenomeno. Appena arriva il primo, frate, poi divento un fenomeno. È incredibile. Guarda, frate. Questo di norma me lo sarei fatto a 1 all'ora. Guarda quanto vado veloce. Beh, ho capito, ma là non sei secondo, sei ultimo, Dio porco. Sei quella la classifica. Non canto. Che cazzo dici? E dovevi farla qualcuno che sentiva qua la roba, no? Con me è difficile. Qua roba? Perché mo è qua roba? Perché mi fa schifo. Non si dice schifo. Allora dici non mi piace, non qua roba. Che è qua roba? Qua roba, vabbè, qua roba perché che è? Scusa, è una cosa brutta qua roba. È quella roba. Ah sì, ma vai piano, che tanto ce l'hai dietro in culo. Perché mi devo agitare? Vai piano. Frate, ma non è questione di andare piano. Teoricamente, porco Dio, si dovrebbe tenere. Mannaggia Gesù Cristo, mannaggia. Se vai storto, come fa a tenesse? Acchittate e poi vai. Vai mo, vai. Ale. In the end. E che c'è un sacco di lotte. Fai la Porsche GT3 RS. Ma c'ho manca la patente. Prima mi compro la patente a 2000 euro a Napoli. Vabbè, ma sì, ma la patente arriva dopo quando c'è quella macchina, bro. Tanto ti fermano solo per una foto al posto di blocco. Oh, io Jack sono... Daniels al miele è una merda assurda. Totalmente sì, astemio. Alan, bentornato in stalla. Però il Jack Daniels è un whisky, non... no? Madonna, Monet, tu sei proprio full comodino. Ma se vai a morire, dimmelo, almeno ci faccio i vis. Non è... Ti voglio, ragazzi, c'è un problema. Il mio Mino non ha la resistenza. Dici, Marzo? Eh sì, l'ho finito 3 volte, Dio porco. È un fenomeno.
Perché tutti vogliono un fenomeno. Se poi vogliono un fenomeno, tutti vogliono. E io sono un pippone. Cioè, mi spieghi come la stai a guardarla? Forleo, hai rotto i coglioni. Porco Dio, porco. È contro le leggi della fisica. No, sono però. Astemio perché mi fa cagare il sapore dell'alcol. Uno, e in più poi con calcoli e gastrite, diciamo che. Marzo, c'è reflusso e fumo pure. Non sono d'accordo. Il mio primo cocktail è stato un Long Island e lo è stato per tanto tempo. Long Island in realtà, se fatto bene, è veramente buono. Stavo scavalcando un muro, ha deciso di tuffarsi. No, si è lanciato da solo. No, il problema è questo. Ti ha fatto proprio l'animazione del tuffo, vero? Sì, infatti, che volevo saltare, invece ogni tanto se ti avvicini troppo non salta e se butta diretto. Sì, capito sì, fai il tuffo. No, sono volato. Cosa doveva prendere? Gli aveva chiesto tipo un mojito al passion fruit, questa. Sì, ma devi chiedere il mojito al passion sì, fruit. Sì, vabbè, lascia perdere. Che ha messo il passion fruit solo, senza alcol. Non riesco a fare sta parte con l'omino perché si muovono come dei rincoglioniti. Davvero hanno messo questa roba? Davvero devi fare quella roba con l'omino, dritta per dritta? Davvero? Sì, per piacere, vieni a darmi una mano, porco Dio, che c'è il pallone da portare. Sei? Fuck you too. Ragazzi, vi prego, ragazzi. No, Forlè. E mo ci sali sopra? Com'è una cazzata, frate? Sì, te credo, stai dando l'amore. No, Forlè, porco Dio, Forlè. Quanto sono un fenomeno? Da 1 a 10. Solta, grazie per il Prime, male, bentornato in stalla. No, raga, è infattibile. Sono volato. Ma tu ragazzi, ma dove state andando? Scusate. Ma cerca ancora di salire dal pallone, Gianmarco. Ma come? Te sei arrivato, sei salito, via. Sono un fenomeno, evidentemente. Sì, le tipe verranno tutte da me. Wow! Coglione, non ti ho comprato la droga a meno di quello che costava. Wow! Sì, è il momento. Non è più il momento. Ragazzi. Ma mi sa che lagga, non lo possiamo fare tutti insieme. T'ho fatta! Quell'altro ha vinto. Ho vinto, Marzo. Semplicemente mi sto comportando meglio di voi, GG. La zappa al 14 che mi salva in extremis. Mamma mia, quegli sgherri erano messi benissimo, ma che fortuna. No, ho preso la scossa. Ah, sì, la zappa che ti salva in extremis, quella è. Ancora vive quel timorato di Marza. Darwin ha sbagliato proprio tutto. Mamma mia. Che c'è? Dici, io vuoi dire. A fine della mignotta, Forlè. Godo, Forlè, coglione, mi sego, scemo di me. Oddio, sarà l'ultimo checkpoint. Oh mio Dio, Forleo. Però tu non puoi farmi queste cose, perché il mio cazzo non può diventare così duro. Non così duro. Charm HD. Mm-hmm. Perché il mio era Blur HD. Sì. Pensa se ti chiamavi Charm. Ah, bello, regà. Sono diventato un elicottero. Sono andato addosso a un palo. No, ma io non so usare l'elicottero, regà. Penso si veda anche. Wow. Io credo tu non sia l'unico. Il problema è... Sai che cosa succede quando sblocchi il 40% del tuo cervello? Gamer Sharp. Dio porco. Ma a me l'altro giorno mi è venuto troppo in mente quello Albi 418X. Mamma mia, l'uovo sodo. Ma non so perché cazzo di motivo mi sia venuto in mente. Io una volta ho incontrato Pamash. Ma ci ho avuto il culo. Io Pamash l'ho beccato, gli ho rotto il culo. Pure io, in FFA su Evo 2 ho vinto io. FFA su MV2, Grice, sì. Però c'era una connessione indecente. Era su Nuketown, noi sempre. Però... Io Pamash, peraltro, ci ho giocato anche in era moderna. Quando fece un Rivals con Delo di Warzone e ce l'avevamo contro 2v2. Spettacolare. Frate, sta gara è tutta strana, by the Madonna. E ancora deve arrivare il peggio di sta gara. Vabbè, già, ma comunque io non so se è più strano chi ha votato me per la vittoria dell'elenco o chi ha messo me nella bet. Cioè, ma non... che si è... Mamma mia, mamma mia, poi io voglio la vostra testa, voglio. No, figlio di puttana. Ma è automatico, non ho fatto niente io. GTA 5! Non si capisce un cazzo! Ok. Non ho capito. This gong good. Non so, è un'emotta. This gong good. Cos'è? Non lo so. Manux, davvero io devo risprecare tempo. Quelli di sotto?
Frate, ma sei rincoglionito! Ma che cazzo t'hanno fatto? Come sempre. Bello il cambio Warride, ragazzi. Il mio game finisce qui, credo. A me piace più tu, Manu, del cambio Warride. Credo mi piace, Marzo, si può fare qualcosa. Enciallone! Io vorrei capire chi ha progettato la fisica di questo gioco, ti giuro. Non... Quella di Kid figlio di puttana è Justin Bieber. Ah sì, ha voglia. Kid Laroi. Quella è veramente una mina, quella. È una mina, cazzo, mamma mia. Fortissimo Kid Laroi, Sì, lui è fortissimo, sì. Justin Bieber l'ha milcato, giusto, eh. Sì, sì, si muovono da soli. No, è quello è perché sta a pensare al Don Papillon del Don Papillon. No, quella è memoria muscolare di Don Papillon. No, guarda, grazie per i 3, Petro, grazie per i 50. Quant'è che... Strano, l'ho fatto 4 volte già. Ma nulla è impossibile. Assolutamente, ma tu stiamo parlando di facile. Non per altre perle. Muori. Ce l'ho fatta. Ah, Emmet, credimi, torna indietro. Preferisci stare là. No, il portale del successo. Perché, Marzo? Perché questa è un'altra merda senza checkpoint. Infatti, chi vuole imparare a suonare la chitarra lo consiglio. Imparate con i psicologi. E se mi fanno schifo i canzoni? Oh, bravo, vedi, non mi piacciono, eh. No, ragazzi, se non arrivo neanche in questa gara che è veramente facile. Oh, ragazzi, vi prego, mai più, mai più. Ve lo giuro, il bene che voglia mia madre, mai più. Giovanni, Andrea. Mai più, porco Dio. Che è successo, Francesco? No, sì, non a questo. Ok, mi è crashato. Porco Dio, sborro. In che senso ti è crashato? Siete tutti usciti dalla sessione da me. Ah, io stavo a ridere perché pensavo che tu fossi crashato. Pure io. Ah. Marzo, dimmi in quanto la finisci. A tempo proprio. Ok, segna infinito che ho spento. Ah. Beh, questo è un colpo di scena, ragazzi. No, non ho spento, porco Dio, però mi sta rodendo il culo. Ah, come? Il progetto di scienze, già, dimenticavo. No, se non arrivo mi infilo Marco, un torrone nel culo. Buonanotte, non ti preoccupare. Ragazzi, ma c'è la macchina del maestro in mezzo ai coglioni. No, ragazzi, la macchina del maestro è in mezzo alle palle. Avrà chiuso la porta, credo. Ah, sì, sono andato a prendermi il gelato. No, ho i piedi nel culo e il culo nei piedi, frate. Ma che faccio? Ah, vuoi fare peggol? Sì. Ok. No, mazzo, sono cascato un'altra volta pure io. Ma veramente c'è... Pensavo che avessi detto, io ho disinstallato GTA, Ma come hai disinstallato GTA? Ma no, ma perché non l'hai finita? Perché mi stava venendo il tumore, non è abbastanza solida come... No, com'è. Lo è. Non però non è stabile questa roba, cioè... Non è ma poi mi va tutta a destra, cioè... No, ma c'è sul punto dove ho quittato io. Sì. L'ho fatto per 19 minuti e alla seconda volta che avevo girato era arrivata alla fine, si è storta completamente, ha preso il muletto là, boom, se n'è andata giù. Sono caduto, molto bene. Beh, ma comunque di là, ha vinto lui, cioè, poi uno vuole fare, no, avrebbe vinto.